Nello scorso video abbiamo incrociato un potaverb che poi non abbiamo spiegato. Pota? Allenete il turno che annega? So per certo, amici toscani, che vi siete lambiccati il cervello nel capire cosa significasse. Ecco la traduzione. Siamo dentro, torna ad annegare. Niente da fare, eh? Siamo, torna, dentro. Ebbene, significa semplicemente... Siamo tornati al punto di prima. E non era un gran punto. Quella ciula. Non dimenticare, bagnino toscano, di iscriverti al canale e di attivare la campanellina delle notifiche, perché eviterai di tuffarti inutilmente in mare per cercare di salvare una bresciana che non sta annegando, ma sta semplicemente parlando con il marito della situazione Covid. Siamo dentro, torna ad annegare. Inoltre, ci siamo accorti di avere caricato il video il giorno 11 novembre senza avere dato il dovuto tributo a San Martino, che qui nel Bresciano e nel Bergamasco è una festa molto importante. Sure, come la Nadal San Martì. Bene! Non ti preoccupare, nessuno sta tirando bestemmie. Anche se qui siamo ruvidi quasi quanto i veneti, abbiamo un modo particolare di usare la frase fare San Martino. Come andate a San Martino? Bene, bene, grazie. Nessuno ti sta interrogando e chiedendo nulla su San Martino. Qui da noi lo usiamo semplicemente per dire... Come è andato il trasloco? Ma perché? Fare San Martino significa traslocare. I contratti agricoli avevano inizio e fine il giorno 11 novembre, giorno appunto di San Martino, perché in quel periodo i lavori nei campi erano fermi. Scaduti i contratti, chi aveva un podere con una casa in uso la doveva lasciare libera proprio il giorno 11 novembre. Era frequente, in quei giorni, imbattersi in carri pieni di ogni masserizia che si spostavano da un podere a un altro, facendo appunto San Martino. Qui da noi spesso, anziché traslocare, si usa dire fare San Martino. Pota, vedrei a fa par de invite Piero a pur? Non sei riuscito a capire una parola di quello che ha detto. Difficilissimo. Posso dirti che Piero a pur è una persona, o meglio, un personaggio di fantasia. Questo pota verb non è traducibile. O meglio, questa sarebbe la traduzione letterale. Pota. Sta facendo la parte di invidia di Piero Vapore. Piero Vapore è un personaggio che fa recriminazioni inutili, prive di ogni fondamento. Parte in vis o parte in vis va pronunciato tutto insieme. Caro amico milanese, non perdere l'occasione di tornare a mangiare sushi in Paolo Sarpi con in tasca l'esclamazione: quella faminga parte in vis per uno somaca in più e in meno, pirla! Donaci un like e se sei un coltivatore diretto della Valle Camonica, suggerisci altri potaverbs per le prossime puntate. Sì, però Vincenzo Regis ha un sacco di seguaci in più su YouTube. Dai, non fare party in vis per niente. Si vede che è più bravo. Quella, dai, famminga...